opzioni che avevamo lasciato indietro che riguardano il pennello. Abbiamo queste sotto Advanced Stroke che troviamo anche nella sezione qui, aprendo Brush Settings, e troviamo Advanced Stroke. Allora, notate anche che ci sono queste due curve che possono essere utili per regolarci con la penna. Quindi ora prendo proprio uno strumento come Pencil e lo alzo di nuovo a 1. E notate come quando cambio qualcosa qui cambia anche laggiù. Prendo una dimensione un po' più grande. Se traccio e premo, sappiamo che dovrei arrivare fino a 1 quando premo del tutto. Questa curva non è nient'altro che il rapporto tra pressione, diciamo qui sulla 6X, e risultato in termini di spessore, nel caso di radius. Quindi con una situazione lineare significa che se io premo e piano piano premo di più, sempre di più andrò verso un segno più grosso, però in maniera lineare. Se invece lo faccio adesso per esempio sotto strength, se abbasso questa curva in questo modo, significa che nei primi tempi io potrò premere anche molto, ma la forza non si alzerà granché. Quindi guardate, qui posso premere moltissimo, ma prima di arrivare al nero pieno devo veramente sforzarmi tanto sulla tavoletta. Se invece cambio la curva in questo modo, faccio in modo che quasi subito arrivo al nero pieno e devo stare veramente leggero per avere un segno sottile. Tra l'altro, leggero con questo strumento significa anche che il radius è piccolo. Ovviamente posso fare delle curve anche complesse di questo tipo. Una curva di questo tipo, per esempio, vuol dire che sarà facile restare leggeri, poi premo e divento quasi subito nero pieno. Perché il passaggio sarà molto veloce e quindi avrò facilità di fare segni leggeri, facilità di fare segni pesanti, ma un piccolissimo range per tutte le cose intermedie. Ovviamente potrei inventarmi anche de delle cose completamente diverse, anche se non hanno senso, diciamo. Per cancellare un punto di queste curve, lo cliccate e premete X. Quindi potrei fare una cosa del genere in cui se sono leggero il segno, tra l'altro l'abbasso un po', ecco. Quindi quando sono leggero è leggero, poi quando premo arriva al suo massimo e se premo ancora di più torna a diventare leggero. E quindi ha un comportamento, diciamo che anche se premo moltissimo, più premo più torna a diventare leggero perché ricade dall'altra parte. Se avete modificato questa curva in maniera, diciamo che volete ripristinarla com'era, nel triangolino qui avete Reset Curve e potete risistemarla, quindi diciamo che questo vi permette di regolarvi sul comportamento con la vostra penna in base anche alla vostra mano, a come vi sentite. Ora vediamo le altre opzioni. Le opzioni sono Advanced qui, che è questa sezione in questa zona, e Stroke che troviamo in quest'altra sezione. Allora, Input Samples è il numero di punti, di solito è già impostato qui a 10. Se io faccio un segno molto velocemente con Input Samples 10 e poi ne faccio un altro sempre molto velocemente con Input Samples 0, andando in Edit Mode e selezionando i punti, vedete questa linea è fatta da un certo numero di punti, questa è fatta da meno punti. Quindi in pratica è il numero di letture che vengono fatte. Normalmente è già impostato su 10. Se trovate che il vostro strumento è lento, potete abbassarlo e diciamo che risponderà più alla svelta. Active Smooth è una modifica della curva per migliorarvela. È impostata in questo caso per la matita, stiamo sempre usando la matita su 0,5, vuol dire che se ha un piccolo tremolio, Blender lo sistema. Ve ne accorgete, mettetelo a 1. Quindi al massimo, se provate a fare una curva tremolante, soprattutto se siete veloci, Blender ve la aggiusta. Ve ne accorgete soprattutto con delle ampie curve, vedrete che interviene, diciamo, uno smoothing che vi rende il segno molto più leggero. A zero, invece, vedete, l'input è esattamente quello che arriva dalla vostra mano senza alcuna correzione e quindi è più facile ottenere linee un po' frastagliate. Se la vostra penna magari non è di grandissima qualità, alzare Active Smooth vi permette appunto di migliorare la qualità del segno. L'angolo ha senso solo cambiando questo fattore. Allora, i punti sono come dei cerchi. Se io alzo il fattore, trasformo questi cerchi in ovali. Lo metto a 0,5, l'estremo sarebbe 1. A questo punto il segno non è più fatto da cerchi, ma è fatto da ovali, e quindi ho l'impressione di una penna, diciamo, come a scalpello. Ovviamente, se lo alzo al massimo, l'effetto scalpello è massimo. Quando faccio una riga orizzontale
è di un certo spessore, ma quando la faccio verticale diventa sottilissima. E quindi ecco che l'angolo è esattamente questo, l'angolo nel quale sono disposti gli ovali. Quindi a 45 gradi il comportamento è con il massimo della sottigliezza a 45 gradi e a 45 gradi opposti il massimo dello spessore. Se faccio meno 45 avrò il comportamento opposto. In questa direzione è tutto molto grosso, in questa è tutto molto fino. Quindi, per esempio, con un valore di 30 e un fattore di 0,5 ho la sensazione di un pennarello un po' più naturale. Notate infatti, per esempio, che marker chisel, che è il pennarello a scalpello, ha questa opzione di angolo e di fattore impostate. L'opzione hardness invece riguarda solo i punti quando si vedono, quindi col materiale dot stroke. Questi due valori sono utilizzabili, aspect X e Y. Se invece torno sulla pencil, questi due non sono disponibili perché il materiale non è un materiale, diciamo a punti, ma è un materiale a linea unita. Comunque, hardness, se abbassato, fa un segno più sfumato. Se ingrandisco moltissimo il pennello, vedete, si può notare che è sfumato, ma ha anche un comportamento strano, che quando mi sovrappongo, vedete, c'è una parte che copre. Quindi, diciamo che questo ha senso soprattutto su Pencil Soft e Airbrush dove ho i punti sfumati. Si tratta anche qui della proporzione dei punti. Quindi con Aspect X al minimo, mettiamo 0,1, che succede? Che questi punti sono quasi tutti verticali. Se abbasso Hardness adesso a 0 e tolgo Strength e lo metto a 1. Potete notare il fatto che sono dei tratti verticali, mentre invece se aspect qui lo metto a 1 e metto la Y a 0,1, i tratti sono orizzontali e me ne accorgo soprattutto quando faccio delle curve. Adesso qui è veramente impossibile da notare. Vediamo Ink Pen per vedere se è un po' più facile vederlo. Scelgo il materiale Dot Stroke in maniera che Ink Pen si comporti in questo modo e veda i puntini, magari appunto li ingrandisco. Ecco, ora si vedono i puntini. Posso abbassare Input Samples, così ne ho un po' di meno. E guardate, se abbasso Hardness, i singoli puntini diventano appunto sfumati, ma soprattutto appunto se metto l'aspetto X al minimo, i puntini diventano degli ovali strettissimi. Se lo mettessi a 0,5 diventano degli ovali un po' più normali. E ovviamente Y fa l'incontrario, quindi messo a 0,5 diventano ovali in questa direzione, messo numeri molto bassi diventano dei tratteggi in questa direzione. Se adesso alzo di nuovo i samples per avere tanti punti, mettiamolo proprio al minimo minimo, sugli angoli vedete crea sulle curve questa situazione a stella, perché non sono tondi e quindi mi crea questo effetto. Se invece metto al minimo la X, ottengo una specie di raggiera, soprattutto se disegno in cerchio. Quindi vedete, sono impostazioni che vi permettono di personalizzare moltissimo l'effetto di quello che disegnate. E ricordate sempre che potete salvarveli tutti come pennelli personalizzati. La prossima volta vediamo un attimo anche le opzioni sotto stroke. Grazie e alla prossima!